Le piste dimenticate della Formula 1. Piste dove hanno corso le leggende. Senna, Prost, Schumacher, Fangio, Hamilton. Pensate un po', in una di queste piste una volta un pilota si fermò al distributore a fare benzina durante la gara. Robe di altri tempi. Ma che fine hanno fatto queste piste? Beh, alcune di esse sono ormai dei ruderi in abbandono. Altre invece sono autodromi famosissimi dove fanno gare incredibili, eventi spettacolari, ma che semplicemente non ospitano più la Formula 1. Abbiamo fatto una ricerca di tutte le piste della storia e vi ho selezionato le 10 piste più importanti dimenticate dalla Formula 1. Piccolo disclaimer, questo è importante farlo. Un tempo, le gare di Formula 1 erano divise tra gare di campionato e gare extra campionato. Avete capito bene? Esistevano dei gran premi che non valevano per la classifica di campionato. E a cosa serviva correrci quindi? Beh, serviva per il divertimento, la gloria e i premi in denaro. Ve ne parlerò perché ci sono delle storie assurde. E queste gare venivano corse dovunque, soprattutto nel dopoguerra. Pensate un po', il circuito di Napoli, il circuito di Bari, il circuito di Ospedaletti vicino a Sanremo, oppure il Gran Premio del Mediterraneo a Pergusa. Ecco, di tutte queste piste speciali non ne ho presa neanche una, perché in questa top 10 vedremo solo le piste valide per il campionato. Al numero 10 troviamo Yeongam e Delhi. Sì, le regole di questa top 10 le decido io, quindi nella top 10 ci metto due piste. Però ecco, le ho messe qui perché volevo sorprendervi con due piste molto recenti, cioè il Bud International Circuit in India e il Korean International Circuit di Yeongam in Corea del Sud. Si tratta di due piste che avrebbero dovuto ospitare la Formula 1 per tantissimi anni, ma che invece sono rimaste solo per qualche anno. Motivo? I soliti. Ho soldi, ho spettacolo, insomma. Di solito sono sempre i soldi. Però vabbè. Ecco, quelle piste le disegnò Herman Tilke e sono proprio il prototipo del tilcodromo. Più di 5 km, rettilinei lunghissimi, tornantini, S veloci, curvoni lunghissimi. Insomma, quelle classiche piste dove le gare sono noiose, dove le Formula 1 non riescono a seguirsi per più di qualche curva. Forse le hanno tolte anche per quello? Insomma, la Formula 1 ci corse dal 2010 al 2013 e pensate che delle 7 gare corse in totale su quelle due piste, 6 le ha vinte Sebastian Vettel. Solo una la vinse Fernando Alonso a Yeongam nel 2010 dopo una gara folle. Ok, e oggi che si fa? Beh, in Corea del Sud ci corrono solo le autoturismo o le moto locali, mentre in India ci corre la MotoGP. Tra l'altro, se facessi un video su come si progetta una pista, pensiamoci. Posizione numero 9, Buenos Aires. Circuito di Buenos Aires che sorgeva proprio a sud della capitale dell'Argentina. Pensate, ospitò la Formula 1 in tre periodi distinti. Anni 50, anni 70 e fine anni 90. Ora, la pista era interessante, anche se non proprio memorabile. Ci fu qualche gara molto famosa, come la vittoria di Schumacher del 98, ma in realtà non è che fu proprio una pista memorabile. E ma quindi perché l'ho messa nella top 10? Beh, il motivo è molto semplice, cioè che negli anni 50 e anni 70 in Argentina si correva a metà gennaio. Avete capito bene? Poco dopo Capodanno, che in fondo ha senso perché lì è estate. E quindi l'ho voluto inserire per questo, perché quanto sarebbe assurdo vedere la Formula 1 correre a metà gennaio. Ecco, la pista di Buenos Aires è la pista dimenticata perfetta, perché non è solo una pista dove non si corre più, ma è anche un'epoca di una Formula 1 con un calendario che oggi non si vede più. Posizione numero 8, Reims e i circuiti stradali francesi. Ora, pensate di correre una gara di Formula 1 in mezzo a un campo di grano. In mezzo. Ecco, il circuito di Reims era esattamente così. Reims è la regione della Francia dove si produce lo champagne. E nelle campagne vicino alla città si corsero molti gran premi di Formula 1 tra gli anni 50 e 60. E qual era il premio per il vincitore? Ovviamente casse di champagne. Tra l'altro all'epoca non c'era la tradizione di sbocciare lo champagne sul podio. Quella nacque per caso. E l'uomo che la inventò per caso fu Dan Gurney. Ho raccontato la storia di Dan Gurney, l'ho messa nel video linkato qui sotto. Tornando a noi, la pista era una specie di rettangolo che veniva ottenuto unendo delle strade, che sono le strade statali che ancora oggi costeggiano i campi di grano. Quattro curve, due velocissime, due lentissime, rettilinei infiniti dove contava troppo la scia. Ecco, era esattamente come un ovale, però a forma di rettangolo. Non è che era proprio un rettangolo. Ma io dico rettangolo anche perché ci sono degli ovali americani che non sono degli ovali. Vabbè, la prima curva si chiamava G, che si scrive Gueux. Ai francesi piace scrivere un sacco di lettere che poi non leggi, tipo acque, che si scrive Eaux e si legge perché di mettere quattro lettere se ne leggi una? Vabbè, questa curva in realtà tutti la conoscevano come la curva del Calvario, perché pochissimi riuscivano a farla in pieno, tra questi uno in particolare, un certo Juan Manuel Fangio. Purtroppo proprio in quella curva perse la vita Luigi Musso alla guida di una Ferrari
E insieme a Reims ci sono altre piste memorabili francesi dove corse la Formula 1, come Rouen o Clermont-Ferrand. Piste stupende e piene di curve da pelo. Posizione numero 7, circuito di Adelaide. Pensate, fu la casa della Formula 1 in Australia dall'85 al 95. Pista che aveva tutte le carte in regola per essere noiosa. Curve a 90 gradi, muretti, qualche rettilineo, asfalto sconnesso, difficoltà di star vicini. E invece era spettacolare. Curva 10, una curva mostruosa da pelo, dove Häkkinen quasi perse la vita. Ho raccontato la sua storia in un video dedicato, bellissimo, linkato anche questo qui sotto. Il resto della pista, beh, era difficile, selettivo, divertente. E poi si correva a fine anno, quindi qui ad Adelaide si decisero mondiali piloti. Quello dell'86, che vi ho già raccontato. Quello del 94, con la collisione tra Damon Hill e Michael Schumacher. Ma non finisce qua. Caldo asfissiante, monsoni, una Williams che vince con due giri di vantaggio su tutti, un'atmosfera da festival. Adelaide è ricordata con nostalgia, perché la Formula 1 alla fine preferì Melbourne. A numero 6, Long Beach. Altro circuito cittadino, Los Angeles, California, primavera. Un luogo magico dove la Formula 1 corse per tanto tempo. Anche qui un circuito cittadino, con tante curve a 90 gradi, muretti, qualche saliscendi. Eppure, vuoi per i muretti, vuoi per i saliscendi, le gare anche qui erano abbastanza matte. Errori, squalifiche, doppi alettoni. E poi la rimonta più incredibile della storia, quella del 1983, quando John Watson su McLaren vinse partendo 22esimo, record che nessun altro ha mai battuto. E chissà quando lo batteranno, anche perché ora sono in 20. Forse dal 2026, quando entrerà Andretti. La Formula 1 abbandonò Long Beach nel 1983, ma quella pista rimase comunque una pista iconica, al punto che ancora oggi ci corrono l'IndyCar e l'IMSA. Nessun circuito cittadino americano ha mai pareggiato il fascino di Long Beach. E quello che mi chiedo è, ci riuscirà forse Las Vegas? Al quinto posto, Hockenheim. E non vi sto parlando dell'Hockenheim in cui ho corso io con la midget o in cui ci corre oggi la Formula 1. Sto parlando della vecchia Hockenheim. Rettilinei infiniti in mezzo alla foresta, Formula 1 che girano con l'aerodinamica più scarica che a Monza. Dopo la prima curva, che era un po' più lenta rispetto a ora, si entrava in un rettilineo infinito dove si facevano i 350 all'ora, fino alla prima chicane, poi il rettilineo, poi la seconda, poi la terza, per poi ritornare nel circuito dentro il motodrome, dove le auto non stavano in strada perché erano super scariche. Una pista magica che oggi è diventata di nuovo foresta, ma che resterà per sempre nel cuore degli appassionati. Al quarto posto, Brands Hatch. Una pista che al contrario del bosco di Hockenheim non è un rudere. Anzi, l'avete vista, ci ho corso io in Euronascar. Che pista! Ecco, immaginatevi ogni anno lì la Formula 1 che ci corre dal 60 all'86. Quasi ogni anno. Tutto questo tra gare valide di campionato o Race of Champions. Race of Champions era una gara che non dava punti, ma che dava un prestigio incredibile. Ci sarebbero tante storie da raccontare, ma i risultati passano in secondo piano quando si pensa alla pista. Stretta, saliscendi, in mezzo alla foresta, curva 1 da criminali. Cioè, immaginatevi la Formula 1 di quegli anni che si butta giù in curva 1. Poi il tornante di Druids, la Graham Hill. E ovviamente non facevano la pista corta come facciamo noi, entravano nel bosco. Raga, ma vi immaginate la Formula 1 oggi lì? Sul gradino del podio al terzo posto troviamo Watkins Glen. Giusto per restare in tema di saliscendi, non so quanti di voi la conoscono. Beh, oggi ci corrono la NASCAR, l'IMSA e in America. E si potrebbe classificare come pista old style, ma sarebbe riduttivo perché Glen è qualcosa di più. È una cattedrale dei saliscendi. Una specie di montagna russa con asfalto brutto, piena di bump, muretti, tante curve dove puoi fare più di una traiettoria perché sono strane. E perché quindi si è presa al podio Watkins Glen e non Brands Hatch? Beh, forse perché il Glen ha un punto di romanticismo in più. Si correva in autunno, colori bellissimi, in mezzo ai boschi non lontano dalle cascate del Niagara. Una pista tristemente famosa per aver tolto la vita a François Sever. Anche di lui vi ho raccontato la storia. È una pista in cui l'Alfa Romeo ha perso sul più bello una corsa dominata nel 1980. E poi c'era Tex Hopkins, il direttore di gara più pazzo della storia. Insomma, un posto magico. Magico, ma non tanto quanto il secondo gradino del podio, il Nürburgring Nordschleife. Sì, perché passiamo a un posto magico, a uno che fa paura. Non per niente lo chiamano l'Inferno Verde. Non quel Nürburgring lì dove ci ha corso la Formula 1 negli ultimi anni. Parlo della parte nel bosco. 73 curve, più di 100 pieghe, 23 km. Cordoli alti così, guardrail. Si hanno corso 22 edizioni del Gran Premio di Germania in Formula 1.
Record sul giro di una Formula 1? 6 minuti e 58. Niki Lauda con la Ferrari 312T. Parlo di record in gara, eh. Questa era la Ferrari 312T. Bella, stupenda, vincente, ma in realtà non era altro che una scatola d'alluminio con dentro un essere umano e un mare di benzina. Lanciata a velocità criminali sulla pista meno sicura del mondo per le auto dell'epoca. E infatti, nell'inferno verde, l'anno dopo, Niki Lauda quasi ci perse la vita. Oggi un circuito del genere per le Formula 1 non lo omologherebbero neanche se interviene il Papa. Ma ai tempi ci correvano e facevano imprese da folli. Fangio, Stewart, X, Lauda. Non riesco a immaginarmi una Formula 1 del 2023 al salto di Flugplatz o a Bergwerk. Cioè, se raccontassi oggi a un bambino che la Formula 1 correva lì, non ci crederebbe. Che magica follia. Ebbene, al posto numero 1 troviamo l'autodromo di Pescara. Pescara, ve lo giuro, la Pescara italiana, quella Pescara lì. L'ho messa al primo posto perché sono italiano e perché vi chiedo quanti di voi sapevano che la Formula 1 corse a Pescara. Pensate un po', avvenne nel 1957, perché si aprì un buco nel calendario e gli organizzatori di quella che un tempo era la Coppa Acerbo dissero: perché non ci facciamo correre la Formula 1? Ecco, la candidatura fu accettata e boom, la Formula 1 arriva in Abruzzo. Si corse il 18 agosto del 58. Immaginate il caldo che faceva, e infatti si corse la mattina, più precisamente alle 9, e la gara la vinse un certo Stirling Moss. Ok, ma la pista? Dov'era? La pista era per strada, zero protezioni, qualche balla di fieno nei punti più pericolosi e soprattutto per chiudere il traffico, perché magari qualcuno si dimenticava che correva la Formula 1. E il circuito era folle. C'era un lungo rettilineo sulla statale Adriatica, da Monte Silvano a Pescara, poi su sulla collina fino a Villa Santa Maria e poi di nuovo giù verso il mare. 26 chilometri di pura genialità. 26 chilometri, raga, non so se avete capito. 4 volte Spa-Francorchamps. Gente che durante il Gran Premio faceva il picnic a bordo pista. E sentite un po', Jack Brabham, che all'ultimo giro rimase senza benzina. E sapete che cosa fece? Si fermò un distributore, fece un rabbocco e ripartì verso il traguardo durante la gara. E quella pista era bella, ma bella sul serio. Difficile, selettiva. E soprattutto quelle strade che la componevano esistono ancora oggi. Ecco, mi raccomando, non fate gli idioti, non andate adesso a tirare in mezzo a quelle strade, perché non è una gara. Rispettate le regole, mi raccomando. Se volete però potete fare come Jack Brabham e fermarvi a fare il rifornimento così. Chissà se c'è ancora il distributore. Oh. Che dire, che fascino. E gente di Pescara, fatevi sentire qui sotto nei commenti e ditemi se lo sapevate. Bene, questa era la top 10 delle piste dimenticate della Formula 1. Farò altri top 10, ditemi se vi piacciono con un like, un commento, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima top 10. Ciao a tutti!